Un'uscita che fa male, però comunque ci sono dei segnali positivi, soprattutto da voi giovani, che vi siete anche adattati. Tu hai già dimostrato di saper giocare sull'esterno, penso anche a Clemente che è un giocatore arretrato, i giovani Olivieri. Cosa salvi di questa partita? Forse poi alla fine siete arrivati un po' stremati proprio in finale, e quali sono i segnali per ripartire anche per il campionato? Sì, allora, di certo credo che abbiamo disputato una buona partita, soprattutto dal punto di vista organico. Comunque sono minuti che mettiamo nelle gambe, soprattutto parlo per me e magari altri che hanno trovato un minutaggio inferiore durante il campionato. E credo che comunque la partita si sia decisa su certi episodi sfortunati che dobbiamo magari imparare a gestire meglio, con più attenzione, eccetera. Però comunque abbiamo disputato una partita, secondo me, più che buona. Magari ci è mancata un po' di freddezza sotto porta, però comunque è una partita che secondo me è abbastanza positiva, al di là del risultato, che logicamente non ci premia. E mi dispiace perché magari avremmo potuto avere, parlo sempre per me, un minutaggio maggiore in un eventuale altro turno. Silvio? No, diciamo che giocare poco si fa sempre fatica. I crampi, quei crampi, visto che abbiamo determinati da questo, oppure dall'agonismo che ci avete messo in campo. Ah, allora, io ci ho messa tutta a prescindere. Poi i crampi dipende da una serie di condizioni, non so come arrivi al campo, eccetera, magari un po' di affaticamento, non so, dagli allenamenti. Anche logicamente il fatto che io non sono abituato a fare 90 minuti, è un po' che non li faccio e quindi si è fatto sentire questo fattore, Come l'hai preparata sapendo che comunque dovevi giocare? ecco. E di certo mi son detto semplicemente di dare tutto quello che avevo e basta, cioè alla fine è quello che conta secondo me, dare tutto, logicamente anche l'attenzione è un fattore importante. E la cosa più importante però è la gamba, ecco. Un'altra domanda, poi l'ultima. Hai ancora un po', cioè stai ancora un po' cercando il ruolo, diciamo così, no? Ti senti più attaccante, più centrocampista? In questa trasformazione come ti senti? Ma allora, io nasco come Centrocampista, attaccante, diciamo. cioè è il ruolo che mi viene meglio, eccetera, però comunque fare più ruoli ti dà più spazio e poi comunque è tutta esperienza, ecco, quindi tutto di guadagnato per me.